Qui non puoi entrare, bello. Vuoi batterti? Fatti sotto. Vattene. Sta pure giù, Fredo. Allora, vuoi combattere? Par contre, le titre est un vrai tour. Les vaillances de la Cluse. C'était un magnifique. Signori, questo giorno che ho lungamente atteso è finalmente venuto. Sono per la parità della nazione. Molto tempo dall'ultima volta in cui gli stati generali si sono riuniti, anche se tale assemblea è stato a riverdire tale pratica che riporterà vigore al nostro regno e grande felicità alla nostra nazione. Il debito nazionale, dove diavolo sono, era già immenso. È cresciuto a causa di una guerra costosa, ma altrettanto onorevole. Lui si lamenta ora la distribuzione ineguale. Un'inquietudine generale, così come speranze esagerate, dominano oggi gli spiriti e finiranno presto per condizionare le menti. E a questo non porrà presto rimedio un'assemblea di saggi e moderati. Era ora. Ed è a tale scopo, signori, di nuovo quei due. Devono avermi pedinato fin dalla tenuta. E la vostra sensibilità è già stata dimostrata dalla rinuncia degli esponenti dei primi due ordini ai privilegi pecuniari. Ma per quanto continuerà? La speranza di vedere tutti gli ordini di comune accordo decidere il bene dello Stato, sono certo che non sarà disattesa. Allora, chi sarà a prendere il suo posto? Un altro re? Un consiglio di saggi? È questa la domanda, non è vero? Tregua dunque? Ma che diavolo succede? Calma! Possiamo risolvere tutto senza violenza, non è così? Prendilo, Hugo! Direi di no. Prendilo, Hugo! Dannato al radio!
Calma, amico. Pensavi di derubarmi così? Azzoppatelo. Vediamo se riuscirai a scappare. Dammi l'orologio. Nessun ricco. Non è giornata, vero Victor? Aprite subito. Li lascio a voi, signori. Tu, alt! Fermo! Cosa diavolo fai lì? Scappo! Sta scappando! C'è modo di rientrare. Li raggiungerò a casa, suppongo. Comprenons bien. Ce serait une espèce de jeu. Rien ni personne. Si nous les laissons faire, c'est une catastrophe. Buonasera, Olivier. Il signor della Serre è tornato? Il signor della Serre tornerà molto tardi. Ah, bene. Penso che salirò a salutare Elisa, allora. Non ci pensare nemmeno. La signorina è ad una soirée esclusiva in suo onore. A palazzo. Una festa? Non mi ha invitato. Nemmeno i cavalli. Di certo l'invito sarà andato perso. Entrerò lo stesso. Ma quanto tardi? Forse tra un'ora o tra tre. Forse non tornerà. Non mi impiccio delle faccende dei miei padroni. Aspetterò qui, allora. Bilvesi!
Elise non ama i balli dell'alta società. Tornerà presto. I tragici. Che deprimenti. Posso farla passare sotto la porta? Il trattato sulla luce di Cartesio. Non sono mai riuscito a finirlo. Là, sana e salva. Solo un po' in ritardo. E ora, a palazzo. Ah, non potrei entrare nelle fogne vestito così. Figurarsi a un ballo. Qui, amico. Lascia che ci pensi io. Oh, grazie, ragazzo. Maximilien Robespierre, da solo. Arnaud, il cavaliere di Telemme. L'invito, per favore. A proposito, ce l'avevo proprio qui, ma nel tragitto... Niente invito, niente ingresso. Uscita dalla fila, il prossimo. Charles Gabriel Siver, due ospiti. Il prossimo. Ci sono tutti, vero? Questa coda è lentissima. Pazienza, mia cara. Non vorrai che... Continuate ad avanzare. Salto giusto per educazione. Sono stanco. Come vuoi.